domenica 16 marzo. Splende il sole a Milano Ovest. Ore 9:44. Qualcuno va in bicicletta. Molti corrono. Dall'altra parte del naviglio, illudendosi di non incamerare smog nei polmoni. Ma in fondo le illusioni servono per continuare a vivere, no? Nonostante tutto. C'è persino qualche tassista che magari sta utilizzando l'auto di servizio fuori servizio per un suo servizio o per andare all'IKEA. Spiccano i colori sgargianti delle magliette dei joggers, una grandissima affluenza di partecipanti a questo, che popolano in gran quantità. La stretta striscia di asfalto che separa il naviglio dalla strada principale automobilistica. Vecchi ponti con ringhiere rugginose si affacciano sul naviglio, sotto qualcuno ci ha graffitato qualcosa. Vecchie cascine ancora in piedi testimoniano i fasti oramai sbiaditi di un mondo che fu più naturale, più vicino al ciclo della natura. Spero solo che questi che corrono non stiano col cronometro, abbigliamento tecnico e tempi da verificare, che mi fanno venire in mente i tempisti. C'è quella categoria di lavoratori che cronometrava altri lavoratori alla catena di montaggio. Mi viene in mente che persino Cofferati, che è stato segretario generale della CGIL, era un tempista. Questo dovrà pur dire qualcosa, vorrà pur dire qualcosa. Come mai? Ci sarà mai un leader politico, sindacale, che rappresenti i lavoratori, che venga dalla gavetta, che abbia sofferto in fabbrica, che conosca i rigori e i sacrifici di lavori pesanti? No, perché diciamo la verità, in fondo non è detto che queste operazioni siano operazioni puramente commerciali. Cambiare attività e da lavoratore diventare leader politico sindacale un po' significa mettersi il culo al caldo, senza voler fare della demagogia di strada o il qualunquismo becero. Ma alla fine un po' uomini della strada si diventa tutti. È un rischio, ma è anche una gamma di pensieri che dobbiamo affrontare, verificare, valutare e considerare. Buona giornata.